Il nostro Dio combatterà per noi. Neemia, capitolo 4, versetto 20. Dio combatte per te. Ci sono difficoltà da superare nella vita, lotte da affrontare. Il problema è che tante volte si cerca di fuggire dinanzi alle lotte, perché non ci si sente sufficientemente forte per sostenerle. Certamente è bene che si faccia un esame obiettivo delle proprie forze, che si riconoscano le proprie debolezze, ma poi bisogna esercitare la fede. Noi siamo deboli, ma il nostro Dio è forte ed è pronto a combattere per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani, capitolo 8, versetto 31. A questo punto è indispensabile rispondere a una domanda. Dio è davvero il tuo Dio? Devi avere una relazione personale con Lui, conoscerlo, amarlo e servirlo. Se desideri che Dio combatta per te e che ti dia la vittoria, devi ricevere Gesù nel tuo cuore. Soltanto allora Egli sarà il tuo Dio. Diverrai un figlio suo ed Egli combatterà per te. Non affrontare le lotte della vita da solo. Presto saresti atterrato. Permetti a Dio di diventare il tuo Dio e di combattere per te.